Eccoci, seconda parte di Piazza Grande. Adesso partiamo di quei temi che non dico che fanno rizzare i capelli, perché sennò avremmo forti problemi a dirlo, anzi a metterlo in pratica. Però sia Marini che Cervese, parliamo dei famosi legge mancia, bonus, marchette, come volete chiamarle. Perché Maria Teresa Bassapolo, qua te lo ricordo, ero presente, annunciava con fortissima soddisfazione che era finita l'ora dei bonus, delle mance, di quant'altro, e che la provincia di Trieste, a differenza del comune e della regione Friuli Venezia Giulia, avrebbe adottato criteri trasparenti, oggettivi e ben definiti per l'assegnazione dei contributi. Bene, questa cosa è durata un anno o due, se non sbaglio. Poi, nello scorso anno, improvvisamente finisce questo bel regolamento che tanto Maria Teresa Bassapolo parterà entusiasta di aver portato avanti, di aver approvato in giunta, e cominciamo a fare le domande dirette. Quindi, domande dirette cosa vuol dire? Che tu presenti quando vuoi. Ci sono qualche criterio molto vago di indirizzo, ma poi è completamente discrezionale degli assessori, quindi più marchettare di così non si può. Dall'altro lato, invece, il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, in parte iniziata con la giunta regionale guidata da Tondo, mi ricordo De Anna, ecco, dei Cristi che tirava perché bisognava cambiare le regole, e la Seganti anche. Adesso ci troviamo con Comune, Regione, Friuli Venezia Giulia con criteri fissi, dove ben poco margine di interpretazione ci sono, a una provincia che invece, oltre a non fare quello che dovrebbe, fa le sue marchette e nessuno può dirgli nulla. Cervese. Sì, io arrivo a dire che mi domando, avendo conosciuto il funzionamento della provincia e conoscendo anche l'entità e la quantità dei contributi, ma perché la provincia deve dare contributi, che sono gli stessi contributi che dà la regione, perché sono sugli stessi capitoli, è la regione che fa la legge, dice mettiamo tanti milioni di euro per la cultura, tanti milioni di euro per lo sport, tanti per l'associazionismo giovanile, e stabilisce con la sua legge finanziaria anche di base quali sono i criteri per l'assegnazione, perché poi sono tutte leggi regionali che determinano come vengono erogati i contributi. Dico, perché deve essere la provincia a erogare una piccola parte di contributi rispetto a quello che fa la regione e rispetto a quello che fa il comune, perché anche il comune fa la stessa cosa. E non siamo in presenza di un territorio dove ci sono centinaia di comuni, decine di comuni, per cui il territorio è polverizzato, quindi un piccolo comune non è in grado di gestire come si chiama, la gestione dei contributi. Tutti i comuni della provincia, della nostra provincia, sono in grado, hanno uffici che gestiscono i contributi. Allora, perché devo dividere questo tronco, no, in tre parti, di cui una sostanzialmente piccolina, quella che va alla provincia? Per quale motivo? Tanto le associazioni che chiedono sono sempre le stesse, gli fai fare tre domande, tre strade per niente, perché Quasi alla fine tutte per quelle che fanno il niente. Comune di Ma Trieste, sì, attività. ma no, ma ci sono anche quelle sull'altipiano, ci sono anche quelle a Muggia. Partendo da un presupposto che tu ogni volta che sposti 1.000 lire a 1 euro adesso, e chiunque abbia avuto in mano 1 euro lo sa, se lo sposto da qui a lì e lo devo far passare attraverso una persona, il fatto che quella persona lo prenda in mano costa. Quindi quell'euro che la regione dà perché arrivi sul territorio attraverso la provincia, quando arriva sul territorio non è più 1 euro, sarà 50 centesimi, 70 centesimi. Perché sta roba? In una regione dove ci sono uffici regionali in ogni capoluogo di provincia, quindi non è che devo andare a fare 700 km o devo portare a Roma una carta e quindi non sono in condizione di fare una domanda. Per cosa? Per far incassare allo Stato i bolli in più delle domande, per far perdere tempo alla gente che fa associazionismo di fare tre domande invece che una. Anche perché ti do un dato, chiunque conosca il meccanismo, chiunque abbia chiesto contributi alla regione, alla provincia e anche quelli che eroga la regione sulle attività imprenditoriali, per esempio femminili, che c'è un fondo specifico che viene dato dalla regione, però erogato attraverso la provincia perché viene considerata più vicina, tipo sportello più vicino al cittadino, che poi non è vero, ma i ritardi, le lungaggini negli iter, c'è gente che ha fatto piani
industriali, magari di attività molto piccole. Conosco perché sono venuti da me quando ero consigliere provinciale a segnalarmi il problema, che si fanno dei piani di rientro perché devi chiedere prima il mutuo in banca, dopo nel frattempo la provincia ti dà i soldi che ti ha già assegnato, che non gli vengono dati, che passano mesi, passano anni, la gente non... cioè uno si pianifica un'attività e dopo non riesce a starci dietro perché l'ente anziché erogarteli, non so, in un anno ci mette 2 anni. Cioè, no, non ha veramente motivo di esistere questa cosa qui. Ti dico, guarda, tanto per darti un, così, un riferimento, anche questo viene dal sito scaricato oggi, contributi per attrezzature ed impianti sportivi per l'anno 2013, quelli che hanno fatto con la graduatoria, perché qualcuno fa ancora la graduatoria. Allora, questi vengono, i risultati vengono pubblicati dai beneficiari dal 30 dicembre al 15 gennaio 2014, quindi proprio già a fine anno. La delibera... Che tu devi spendere prima, tra l'altro. Certo, la delibera è stata... la delibera che ha definito questi contributi è del 11 luglio 2013, quindi abbondantemente a metà anno, e parliamo di circa complessivamente 80.000 euro per 110 associazioni. Allora, per dar contributi da 300 euro, 400 euro, in questo caso il minimo è 500 euro, ma cioè, è ovvio che l'associazione fa la domanda perché ha bisogno di tutto, ma quegli stessi soldi dagli ai vari comuni in funzione della quantità di associazioni sportive che ci sono, trova un criterio, così l'associazione che prende 500 euro di qui e 750 dal comune facendo 2 domande che gli costano probabilmente, se fai i conti, più dei 1.350 euro che prendono, fa una domanda sola, fa una strada sola, un istruttore sola e il funzionario della provincia si occupa di qualcosa di più utile. Perché... Ecco Marini, questo è marchette, perché io non ho altri termini... per sì, ma fammi un'altra domanda, perché su questo sono obiettivamente completamente d'accordo con Cervesi. Cioè competenze culturali della provincia, questa è una delle ragioni serie per le quali le province, insegnatamente quelle teste, vanno tolte di mezzo. Le competenze culturali della provincia non hanno assolutamente più una logica, non hanno più un riferimento, non soltanto per il livello. Io ho letto sul giornale, non so, dei contributi di 300 euro, di 250, cioè non solo perché oggettivamente sono cifre con le quali sì e no compri la carta igienica, non che non sia importante anche quella, ma insomma voglio dire, ma perché tu non sei in grado così di elaborare nessun tipo di strategia, di politica, di attuale? Allora è molto meglio, quindi condivido pienamente quanto è stato detto, che le competenze in tema di cultura delle province siano devolute interamente, visto che non si tratta di competenze strategiche per le quali è necessario una legge, un provvedimento normativo, ma sono competenze di attribuzione dei contributi, siano interamente devolute ai comuni. Ecco Marini, inerente al regolamento, per come erogare i contributi della parte del turismo della regione Friuli Venezia Giulia a quelle domande dirette, io ho visto una tra le cose fatte proprio nel periodo della maggioranza guidata da Tondo, quando c'era Federica Seganti, ho visto anche un modo secondo me più giusto di dare i contributi, nel senso che l'individuazione dei criteri, c'è tutta una serie di criteri, se locali, nazionali, internazionali e quant'altro. Dopodiché, in base a tutta una serie di cose, avevi il punteggio, ogni punteggio ti dava 500 euro, 1000 euro, 1500, andavi avanti fino in fondo. Però che cosa accadeva? Non è che se alla fin fine le domande erano 1000, si ripartiva e si arrivava a 200, 300 euro appunto, perché i soldi per spartire per tutti erano quelli. No, semplicemente si diceva, le graduatorie definitive è quella, se tu hai quel punteggio arrivi, ti do certo quei soldi e gli altri no, e gli altri vengono esclusi, a meno che durante l'anno io ho altri soldi, certo, di finanza. Certo, ecco, vero. Non è più giusto, perché anche beh, lì mille volte, andare a dare 2 euro, cioè no, mi fa da ridere. Dare contributi 100 euro non serve a niente, e se io ho a disposizione, poniamo 20.000 euro, poniamo, ecco, per sparare così una cifra a caso, è molto più opportuno che dia 4 contributi da 5.000 che 100 contributi da 200, perché i contributi da 200 euro, ripeto, non servono a niente, neanche a pagare una bolletta legale, 4 contributi a 5.000, quindi da questo punto di vista sono completamente d'accordo. Ma io mi permetterei,
Andrea, visto che siamo anche verso la chiusura della trasmissione, per sottolineare un altro punto. Noi abbiamo chiaramente acclarato questa trasmissione che la provincia dal punto di vista amministrativo è un ente assolutamente inutile e che quando un ente è inutile dal punto di vista amministrativo dovrebbe quantomeno esercitare un ruolo politico. E allora mi aspetterei appunto che da un ente che non ha compiti, cioè che non gestisce nulla dal punto di vista amministrativo, avesse almeno, fino a quando esiste ancora, fosse un punto di riferimento politico per la comunità triestina. E a questo punto mi permetto di citare i selvaggi, letteralmente selvaggi, tagli che sono stati fatti alla sanità triestina e goriziana, 50 milioni di meno, 50 milioni di meno all'area vasta Giuliano-Isontina in questa finanziaria e con questa approvazione delle linee di gestione del sistema sanitario regionale per il 2014, tagli che toccano l'area giuliana nel 6,8% a fronte dell'area udinese e delle aree vaste udinese e pordenonese solo per il 3%, rispetto alle quali io ho detto in un'altra occasione che se li avessimo fatti noi come centrodestra sarebbe venuto giù il mondo, cioè come minimo la CGIL si sarebbe messa in piazza Obadan e sarebbe rimasta lì per una settimana, 10 giorni consecutivi, ma non solo la mattina, anche di notte, no, di notte sarebbero andati a dormire, ma la mattina sarebbero tornati là. Allora, rispetto a questo, anche gli organi di informazione sono stati alcuni, ma attenzione, però voglio dire, da parte del sindaco e della presidente della provincia non è venuta nessuna presa di posizione. Io ricordo che quando, adesso non per difendere, che quando Tondo faceva qualche cosa che a torto o a ragione era ritenuto sbagliato o fosse ritenuto dannoso per gli interessi di Trieste, cito il famoso discorso su quale si potrebbe parlare ore, del rigassificatore che ormai è tolto, è terminato, però ricordo pronunciamenti, la Bassa Porpa, Cosolini, marce sul Porto Vecchio, su questo, dappertutto, prese di consigli comunali, consigli provinciali straordinari. Bene, su questo tema, dove si va a incidere realmente sulla salute dei cittadini, e non dimentichiamo che Trieste è la seconda città più anziana d'Italia dopo Genova, con un altissimo numero non solo di over 65, perché ormai le statistiche, il modo di calcolare l'anzianità della popolazione non è neanche più sugli over 65, ma con l'allungamento della vita media ormai si calcola gli over 70, se non addirittura, se non addirittura gli over, no, ma questo è vero, addirittura non si parla più di over 65, ma proprio di over 70 o addirittura di over 75. Beh, rispetto a questo, da parte della provincia, da parte della Bassa Porpa, della sua giunta, della sua maggioranza, ma devo dire, qui mi duole dirlo, neanche da parte delle opposizioni non è venuta una parola. E questo da un punto di vista qui strettamente politico, strettamente in termini di rappresentanza degli interessi della comunità triestina, questo sì che è assolutamente vergognoso. Sì, su questo concordo, però vi do sempre in anteprima, se non lo sapevate già, l'unico punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale, che credo sia il 18, quindi dopodomani o il 16, quando il 18 è sabato, il 16, unico punto, Consiglio Straordinario, riordino degli enti locali. Quindi, e non è la prima volta, era già successo un'altra volta che dopo la cosa era andata per fortuna in fumo, che era stato convocato un Consiglio Straordinario con 3 relatori, di cui uno è un stimato professore universitario che doveva parlare sul benessere psicofisico dei dipendenti della provincia appena uscita la riforma Monti, un consiglio straordinario al Miela, che dopo hanno
forse l'hanno fatto, non mi ricordo, l'hanno ritrattato, eccetera, per discutere di cosa? Di un decreto fatto dal governo, per cui... Cioè, beh, su ste cose, su ste Cervesi, ma ti ricordi la cosa folle? Sì, ma sai che un consiglio comunale, consiglio quanto costa un consiglio provinciale? No, sono d'accordo, dai. Anch'io ho saputo di questo consiglio. No, ma, scusate, ma il consiglio provinciale per difendere la provincia, con i dipendenti della provincia che pagati dalla provincia andavano al Miela, cioè, ma anche quella era follia. Ma certo, ma la costruzione era invitiamo, cioè i dipendenti sono invitati, bisogna dare una motivazione, quindi c'era questa persona che avrebbe parlato del benessere psicofisico. Ma dico, cioè, si può fare tutto, no? Io capisco, uno dica, no, io sono per il mantenimento della provincia, perché eccetera eccetera, ma ci sono modi e modalità di, in politica, di portare avanti le proprie idee senza che queste vengano messe a carico dei cittadini. Te ne dico un altro a proposito di sprechi, almeno quelli che secondo me sono sprechi. Esiste un organismo che non è, è come un'associazione, che si chiama UPI, Unione Province Italiane, con una sua sede a Roma, con i suoi costi. Ogni consiglio elegge una serie di rappresentanti che vanno all'UPI, che ovviamente vengono rimborsati di viaggio, di hotel 4 stelle, eccetera, eccetera. Ha una specie di centro studi, ha una segreteria, eccetera, eccetera, e questa è a Roma. Il Friuli Venezia Giulia, come credo tutte le regioni, per non essere da meno, ha un UPI FVG fatto dalle nostre quattro province, che assorbe all'anno 750.000 euro di soldi che le varie province danno per far funzionare sta roba, con spese folli, decine di migliaia di euro di affitti, segreterie, cose. Chiaro, è una macchina in funzione, costa, certo. Non puoi pensare. Allora, di fronte a questa cosa qua, dice, almeno usciamo da Lupi, che senso ha? Cosa fa Lupi? È un sito, in teoria dovrebbe dare supporto legale alle province. Non c'è niente, c'è una mini rassegna stampa, ogni volta che la regione dice modifichiamo l'assetto delle province, il presidente dell'UPI FVG, che è a turno uno dei presidenti delle varie province, fa un comunicato stampa, no, non si deve fare, perché dando dati, tra l'altro tante volte, non falsi ma volutamente incompleti, non so come dire, se chiudiamo le province costerà di più ai cittadini perché i dipendenti vanno tutti in regione. Senza guardare il reale costo medio del dipendente, che per la provincia di Trieste è arrivato a quasi 50.000 euro all'anno, non i soldi che gli vanno in busta evidentemente, ma il costo complessivo, che credo sia addirittura superiore a quello di un dipendente medio regionale. Per cui non è quello il problema, cioè queste sono cose false. Ripeto, qui si tratta di una macchina che per una serie di ragioni anche comprensibili, perché alla fine uno non è che può fare il presidente di un ente e dire... perché mando una carta in bianco, eccetera, eccetera, che però vengono un po' acuite dal tipo di persona che siede in quel posto, se capisce o non capisce la situazione, è una macchina che comunque consuma, perché però alla fine i cittadini e le imprese non riesce a dare niente, ma nemmeno se avessimo i migliori amministratori, più saggi, Platone, Socrate, non so, e tutti i migliori democrati ateniesi a fare da assessori o da consiglieri provinciali. È proprio è come una macchina col motore acceso che però non ha le ruote. Cioè tu, per quanto sei un bravo pilota, cosa fai? Stai fermo, acceleri, consuma, non serve a niente. Allora, siamo in conclusione, quindi l'ultimo giro molto veloce. Marini, da quello che abbiamo capito è che non è vero che la provincia, che chiude la provincia inteso come eliminiamo gli assessori e eliminiamo anche i collaboratori degli assessori, non si svuole niente, perché abbiamo capito che andremo a risparmiare qualche milioncino di euro l'anno, a fronte probabilmente di un utilizzo migliore e del personale che comunque è guidato da questi personaggi, personaggi che, anche vero, molto spesso sia da parte del centrodestra che da parte del centrosinistra vengono piazzati in provincia come contentino. Una volta, adesso le leggi non ti permettono più di fare questo. Ah, intendi dire il personale? No, la giunta, io dico la giunta, c'è le giunte che vengono fuori. Ah, sulle giunte, chiedo scusa, Santo pensavo cielo. Ti riferivi al personale che quello non è più le giunte. Sì, sì, beh, indubbiamente è vero. Io permetto di dire una cosa. Da un punto di vista di servizi ai cittadini e di operatività ai cittadini, sarebbe molto più utile rivitalizzare le circoscrizioni comunali.
Perché guardate che le sette circoscrizioni comunali, magari riducendole ancora ulteriormente, facendo, non so, un'unica dell'altipiano, portandole, non so, a 4-5 e dando loro 3-4 competenze precise. Ad esempio, io mi sono sempre chiesto, me lo chiedevo 20 anni fa quando facevo il presidente di circoscrizione, perché la gestione, ad esempio, dei marciapiedi, che oggi fanno uno schifo interribile, la gestione dei marciapiedi e della viabilità per il dato non potrebbe essere data alle circoscrizioni, o parimenti alle strutture sportive di carattere rionale, non il Rocco evidentemente, ma le strutture sportive di carattere rionale. Penso alla mia vecchia circoscrizione di San Vito Civitavecchia, il campo che con tanta fatica è stato fatto in via Locchi, quello potrebbe essere gestito benissimo dalla circoscrizione. Allora io voglio dire, se proprio vogliamo decentrare i poteri, se vogliamo mantenere un minimo di partecipazione, se vogliamo consentire che il cittadino effettivamente continui ad occuparsi della cosa pubblica, beh, facciamo uno sforzo, quei 270 dipendenti sarebbero molto, pensate quanto sarebbero molto più utili al Comune di Trieste. In teoria, 270 dipendenti della provincia al Comune di Trieste, sì, sì. Riuscirebbero a rimpinguare la pianta organica, riuscirebbero ad andare, e magari una quota di questi, penso a 30 o 40, potrebbero andare nelle circoscrizioni e rendere effettivo il potere delle circoscrizioni su alcune materie. Vabbè, abbiamo capito che Marina vuole fare vice sindaco nel prossimo mandato. Cioè, magari... Perché il vice non è il sindaco? Sì, no, tu avevi, eravamo in piazza Sant'Antonio, cioè, e hai detto... Che... Mettiamo Corso Verpardi, piazza candidato sindaco e mi vince. Ah, è vero, hai buona memoria. Devo dire che non mangi in memoria. Povero Di Piazza, Bruno, dai, Pisaccia, diciamolo. Le 6 di mattina. No, ma con Di Piazza ci siamo già scherzosamente ripartiti i compiti. Lui lavora fino alle 2 di pomeriggio e io dalle 2 alle 2 di notte. Però Di Piazza, scherzando, qua siamo nel campo, nessuno la prenda sul serio, nel campo delle battute, mi ha già detto: sì, però i consigli comunali te li fai tutti tu, perché io i consigli comunali per quello non ci vado. Ecco, a parte le battute. Però ecco, tornando a questo dei consigli comunali e della partecipazione dei cittadini, è certo che tutte queste forme di parlamentarismo, nel senso di assemblee dove si discutono le cose, a tanti danno fastidio. Però torno alla proposta che mi piace molto, quella delle circoscrizioni. Io, non è un segreto, ero per l'abolizione delle circoscrizioni, perché così come sono adesso non hanno, no, come sono adesso, possono no. fare poco. Ma se uno mi dice, guarda, nell'ottica del riordino delle province, noi spostiamo i dipendenti delle province, una parte ovviamente, e ne assegniamo, come dicevi te, 5, 6, 7, di cui 3 tecnici, un amministrativo, eccetera, alle circoscrizioni, e contestualmente assegniamo a ciascuna circoscrizione una serie di, dai marciapiedi al piccolo impianto sportivo, eccetera, eccetera, e diamo un piccolo budget, che poi è quello, come papà di famiglia può dare ai figli. Certo. Tu occupati della casa, tu occupati della macchina, tu ti occupi di, non so, dell'ufficio, eccetera, eccetera, e dice: questi sono i soldi, questo è quello che devi gestire. Credo quella sì, sarebbe la forma più economica, proprio inteso come economia, come gestione della casa e del bilancio della propria casa, del bene pubblico, anche perché i consigli circoscrizionali sono alla portata di tutti, sono fatti in orari quando tutti possono partecipare, i consiglieri circoscrizionali, in realtà anche i comunali a Trieste, non è che siano una metropoli, però sono molto vicini, e c'è una responsabilità effettivamente diretta, per cui se c'è una buca, io ho il budget in circoscrizione, esatto, per poterla chiudere, esatto, non faccio tutto sto giro perverso, che poi è lo stesso giro perverso che fanno i soldi dei contributi provinciali alle associazioni sportive, perché cambia cappello, cambia gagliardetto, cambia edificio, ma alla fine le cose che non vanno sono quelle. Quindi da questa idea è un'idea che mi piace molto e che penso si possa comunque portare avanti. La nuova alleanza per le prossime comunali. Attenzione. Allora, vabbè, abbiamo finito questa puntata, abbiamo capito che qualche milioncino di euro all'anno con l'abolizione della parte politica della provincia riusciamo a farla. Grazie a Francesco Cervesi, grazie a Bruno Marini, ci vediamo la settimana prossima, anzi con me la settimana prossima non ci vediamo, ci sarà Mattia Sandri, da quello che so io sarà ospite segretario regionale di Italia dei Valori,
Santa Rossa e poi sarà ospite un tuo semi ex mezzo, non ho ancora ben capito, compagno di coalizione, ma anche De Vosta, Chi perché è? sai, la Lega sta sempre un po' di qua, un po' di là, no? Sta Chi a metà, è? certo? Fai i nomi. Pierpaolo Roberti, Ah, segretario Roberto è un amico, provinciale insomma. No, no, della Roberto è un amico. Lega Nord, Se ti grazie. ricordi, era anche, l'abbiamo visto la notte di Natale in un determinato posto. Io non so niente. No, 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 non io non eravamo in so. night, giuro. No, eravamo Eravamo in in un posto night, eravamo in sacro. un posto serio, in Non un so posto dove. serio. Che poi dopo con mia Marini diventava un po' meno serio, Sì, sono andato un paio di meno maniche. serio con io, te e l'ex presidente dell'ITIS, ma insomma, Beh, una vabbè. bella donna però serve. Beh, certo, anche in chiesa. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. No, perché ieri lui era del puzza e si scappò un po' delle battute ieri.